arriviamo a livello temporale a quel famoso 14 agosto, quando noi veniamo chiamati dalla segretaria dell'allora premier Gentiloni, che noi eravamo ognuno in luoghi diversi, anche sul territorio, ci rincontriamo a casa nostra, ci viene annunciato che il governo, era allora ministro degli esteri Angelino Alfano, ci dice che ha deciso di rimandare l'ambasciatore in Egitto. E Claudio chiede, ma veramente chiede, quando deciderete? Perché era rimasto a vi richiamerò o ci risentiremo, ci rivedremo e vi diremo. E lui ci dice abbiamo già deciso. E l'abbiamo tenuto al telefono una buona mezz'ora, non eravamo molto felici, potete ben immaginare. Le promesse sono state tante, tanti di voi hanno assistito il 14 settembre della spiegazione. Noi abbiamo il video del ministro Angelino Alfano, l'abbiamo rivisto recentemente e qua devo veramente usare un aggettivo, gli aggettivi sono soggettivi, però la parola che noi ci siamo detti è che è stata una fuffa velenosa, perché le persone che credono nelle istituzioni hanno creduto che fosse una buona strategia quella di mandar Cantini, e invece poi abbiamo visto che si è rilevato una fuffa velenosa. Questo Alfano, ecco, cosa sta facendo oggi con lo suo studio e se per caso ha rapporti con l'Egitto?